Vado? Sì. Dimmi. Allora, gli italiani non hanno ancora capito, perché questi non capiscono un cazzo ovviamente, diciamo le cose come vogliamo dire noi, visto che adesso ci stiamo parlando tra di noi. Ma finalmente, sì, avendoli colpiti al cuore, adesso hanno capito che c'hanno un nemico. No, non lo percepiscono. Allora, li devi tirare i peli del culo per 15 anni consecutivi. Gli italiani hanno una vecchia abitudine adesso. Perseveranza, diciamo. Sì, una perseveranza, sì. E anzi, mi ricordo quel bellissimo film, Piccolo Grande Uomo, no? Ah, bellissimo. Dove il presidente... Io mi ci rispecchio spesso in quel... Dove il presidente degli Stati Uniti, no? Invita, c'è cioè, l'incontro per Veloce, e il presidente gli dice: cercate di perseverare, c'è stato avanzato uno per uno, in caso dobbiamo perseguitare, perseverare. Allora, gli italiani prima o poi riusciranno a capire, perché la comprensione è questa, come nel Medioevo c'erano degli intoccabili, c'erano i vescovi, i preti, i cardinali e i papi, a tutt'oggi il papa dovrebbe essere un intoccabile, non si capisce per quale ragione. Poi c'erano le aristocrazie, c'erano i feudatari e quant'altro, poi la conflittualità avveniva sempre nella bassa forza. A tutt'oggi, adesso, gli intoccabili sono i banchieri. Io ricordo un bel manifesto fatto da alcuni esponenti bancari della CISNAL, oggi come cazzo si chiama? Non me lo ricordo più, vabbè. La CISNAL era di destra, no, sì, sì, certo. Dove manifesto c'è scritto: non siamo banchieri ma bancari. Infatti se la pigliavano coi bancari in sciopero invece di prendersela coi banchieri, che è, certo, la cosa che si dovrebbe fare. Certo. Allora, queste sono le premesse che era giusto che noi dicessimo. E quindi noi avevamo previsto questa situazione perché i banchieri difendono se stessi, le banche sono intoccabili, il sacrificio deve essere fatto dalla popolazione che non conta un cazzo, e questo è il vero razzismo. Mentre poi in televisione si fanno intere trasmissioni su pseudirazzismi che non esistono, tra l'altro cogliamo l'occasione per dire che tutte le beghe che stanno tirando fuori adesso questi signori in relazione al fatto che alcuni presidi di scuole non vogliono far cantare Tu scendi dalle stelle o da altre cose, adesso non è quello il problema, oppure non esibire, attenzione, il presepe, no, perché gli islamici potrebbero offendersi, è esattamente il contrario. Gli islamici venerano Gesù Cristo come loro profeta. Quindi uno dei tre massimi profeti. Allora, quindi non è vero quello che dicono alla televisione, sono altri che non vogliono Gesù Cristo, capito? Ecco, e sai chi ci sono? Sono i giudei che, come al solito, mettono lo zompino molto artiglioso e facendo credere, no, che il dissidio sia provocato da uno eventuale e possibile scontro tra islamici e cristiani. Non è assolutamente vero. Quindi riprendiamo il nostro discorso e diciamo che noi avevamo presentato una denuncia a suo tempo e che tu adesso devi illustrare. Dunque, come gli amici che ci seguono sanno oramai perfettamente, noi molto, diciamo, a cadenza molto rapida, nel corso degli anni, almeno 3 o 4 volte al mese, depositiamo denunce, più o meno sempre sul tema più dolente e più misconosciuto della situazione economico-finanziaria e politica, sia nazionale che internazionale. E adesso, appunto, in questi ultimi mesi abbiamo prodotto una delle tante denunce che riguarda il fatto contingente attuale, odierno, e cioè abbiamo depositato a luglio di quest'anno una denuncia in merito alla ratifica di una direttiva europea dal nome ingleseggiante che si chiama Bail-in, che sembrerebbe balliamo dentro, no? Ma dentro il culo loro ballano. E invece Bail-in è un sistema, diciamo, è una parafrasi
mercantilistica bancaria che serve a definire il coinvolgimento in un ballottaggio, diciamo così, ecco, per dare un termine abbastanza comprensibile a tutti. E quindi questa storia sta a significare che i cari bankster che governano la Commissione Europea e quindi anche la Comunità Europea, alla faccia dei cosiddetti eurodeputati, no? Che sono deputati da figli de puta, proprio sì, sì. De puta in quel la puta madre che te parió, si diceva una volta alcuni santi. Bravo. Alcuni santi spagnoli rivolgendosi al papato. Certo. E quindi sappiamo bene, insomma, come sta effettivamente la situazione. Quindi su questa base i nostri cari bankster hanno voluto addirittura farsi un'altra legge ad personam, oltre a tutte quelle già in essere centinaia a vantaggio esclusivo loro, del gioco loro, e qui praticamente hanno definito una pietra miliare del loro presupposizione, e cioè praticamente hanno codificato statualmente che il diritto di possesso non è più del cittadino ma della banca. Cioè quando uno entra in banca, mette soldi in banca, raramente riesce a riprenderli. Siamo al feudalesimo. Quando ci dicono ma il regresso, il progresso, questo è un regresso, perché stiamo ritornando agli aspetti deteriori del feudalesimo. Del padrone, c'è stata del una signore. Grande civiltà il feudalesimo, ma quello era l'aspetto più deteriore. E quindi in pratica che succede? Che uno mette soldi in banca e quando vai a ritirarli, se non li ritiri prima di subito, di prima che arrivino i primi rumors, no? Come si dice sempre all'inglese, sì. No? Che arrivino i primi rumors alle orecchie delle borse, e a quel punto forse riesce a riprenderli. Se arriva appena un momento dopo, gli bloccano il conto e il suo conto va a rimpinguare il capitale della banca fallente. A meno che, ripeto, è una cosa molto importante, è una chiara e precisa istigazione a delinquere. Assolutamente. Perché noi sappiamo che in una situazione come l'attuale vince chi è più forte, ma come sempre, materialmente. Come sempre. Allora, in temporibus alluvionis, come so dicevi, omnia strunta, crucia navigant. Purtroppo, chi non galleggia se mangia lo stronzo. Allora è chiaro. Allora, praticamente si prendono gli stronzi che galleggiano e gli si dà il trattamento che devono avere, come minimo la stira. La stira che faceva allungare il pene. Che cazzo, ai bambini. Allora, ai bambini delle parrocchiette. Infatti. Andiamo. E quindi per tornare al discorso, diciamo, fai vedere la denuncia. Guarda, non so neanche se ce l'ho. Comunque. No, è una di queste. Allora, qualora i nostri amici volessero apprendere dov'è la denuncia per reiterarla, vanno su Alba Mediterranea e trovano tutto. Alba Mediterranea e trovano tutti gli atti di tutte le denunce. Qua, sono tutte denunce. Tutte denunce, una diversa dall'altra. È chiaro? Che sono state inoltrate alla Procura della Repubblica di Roma. Bene. Allora noi chiederemo, il momento verrà per tutti, se non sarà a noi perché abbiamo la nostra età, sarà per quelli che si ritengono nostri eredi, chiederemo conto alla magistratura romana del perché non hanno fatto proseguire tutte le denunce motivate, determinate, chiaramente concise, precise, decise, con precisi riferimenti alle norme sia costituzionali e alle responsabilità pubblico e privato personali di ciascuno degli attori che hanno compiuto queste cose, veri criminali in associazione, esattamente. E criminali nel tempo, nella lunga durata delle varie amministrazioni politiche, parlamentari, da 30 anni a questa parte. Esattamente. Allora, il discorso è che, come al solito, quando uno porta il bastone del comando, ovviamente si fa le regole del gioco a suo esclusivo favore. E quindi qui siamo arrivati al punto in cui l'eguaglianza fra cittadini, articolo 1, 2, 3, 10 e poi tanto decantate da questa Costituzione, la 42, la 43, la 46, occupazione anglo-americano mafiosa dell'Italia. Quindi noi ci ritroviamo a avere ogni giorno, costantemente, da anni, una graduale, continuativa
sottrazione di diritto e di parte del diritto, sia costituzionale sia del diritto in senso di legittimità della propria pretesa, in senso naturale del diritto. E quindi ci ritroviamo gradualmente spogliati, espropriati di quello che è un diritto sacrosanto di nascita. Comunque indipendentemente dall'attuale Costituzione. Addirittura abbiamo perso pure il diritto di nascita, è una cosa folle. Tra poco ci toglieranno anche il diritto di cagare. Beh, è probabile, beh già c'è la tassa sull'immondizia, la tassa sui rifiuti, residui delle acque reflue, quindi già c'è la tassa sulla cacca. Appunto. Quindi c'è la tassa sulla cacca e c'è la tassa sull'acqua che arriva. Naturale. Quindi doppia tassa. Quindi è questo. Fermo restando che nell'intermezzo non c'è né il sistema di raccolta dei rifiuti che funzioni, né tantomeno un depuratore che funzioni. No, anche perché in un sistema giudizioso e virtuoso, come tutte le cose, io che ho avuto anche l'impresa di giardinaggio, quando andavo a comprare lo stallatico di capra, di pecora o di cavallo o di mucca, avevano prezzi diversi. Certamente. Perché anche il letame è un prodotto e quindi è un concime naturale. Quello che è una sua quotazione. Meno, è la merda umana. No, ma la gente, sa che lo stallatico c'ha una quotazione di borsa. È naturale. Cazzo, se sono cose importanti. Una quotazione e lo dobbiamo agli islamici che hanno messo in gioco e in funzione la concimazione con lo stallatico. Capito? Quindi questo è il discorso. Cioè bisogna cominciare a riflettere sulle basi essenziali del vivere civile, dello stare in società, dello stare in uno Stato che oramai è conquistato totalmente dalle banche. Non esiste più una funzione dalle banche, dello Stato. Dagli usurai. Dagli usurai, vabbè, diciamo dalle banche in generale, per dire un nome qualunque, generico, e che permettono ai loro adepti di fare il loro gioco praticamente a man bassa, mano militari, facendo strame della gente comune, e alla gente comune viceversa di non aver più nessun diritto da poter difendere e neanche le modalità, negli strumenti per poter difendere nessun diritto. E con questo noi ci vediamo, mi pare che abbiamo detto quello che dovevamo dire. Solo pace e bene. Sempre